Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione ti serve un filtro per l'abitacolo. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Il filtro dell'abitacolo è dal lato del passeggero sotto il cruscotto. Rimuovi con le mani le due linguette di plastica che fissano la copertura inferiore del vano portaoggetti. Poi rimuovi la copertura. Afferra le due linguette del coperchio e tira. Per rimuovere il filtro antipolline, stacca le due prese elettriche della scatola dei fusibili, sollevando le leve di fissaggio. Poi tira il filtro per rimuoverlo. Prima di rimettere a posto il nuovo filtro, è importante pulire il suo compartimento da foglie e impurità rimaste dentro. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Prendi il filtro dell'abitacolo che trovi nella descrizione del video. Rimonta il nuovo filtro facendo attenzione al senso del flusso dell'aria. Le frecce devono indicare verso indietro rispetto all'auto. Rimetti a posto la flangia. Riattacca i connettori. Rimonta la copertura del vano portaoggetti. E riaggancia le linguette. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.